Avevo inizialmente coinvolto solo la mia classe, ma quando mi hanno comunicato che gran parte della scuola è riuscita, sono rimasta veramente allibita e sono venuta qua appunto a dargli supporto e a dirgli grazie per tutto quello che stavano facendo per me. È ancora emozionata Elena di fronte alla solidarietà dimostrata non solo dai suoi compagni di classe, ma da molti altri studenti dell'Istituto Sartore che hanno deciso di uscire dalle aule per farle sentire la loro vicinanza. Elena, 17 anni, da qualche mese sta combattendo contro un tumore. Si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia che le abbassano le difese immunitarie, costringendola a rimanere lontana da scuola. Da qui la richiesta della famiglia. Noi chiediamo che nostra figlia sia integrata nella classe mediante un sistema informatico che, se la rete scolastica non riesce a supportare, noi forniamo anche a spese nostre, tablet e connessione. La mancanza di fibra e una connessione debole durante il giorno, le cause che impediscono l'attivazione della didattica a distanza sincrona, che permetterebbe ad Elena di seguire le lezioni al mattino. Al momento, infatti, la ragazza ha a disposizione un'ora di DAD al pomeriggio, non sufficiente, sottolinea papà. È un'ora pomeridiana al giorno, solo con l'insegnante, non è un problema di solo formazione, è un problema di inclusione. L'appello lanciato dalla ragazza inizialmente solo ai suoi compagni di classe perché manifestassero fuori dall'istituto a metà mattina è stato raccolto anche da altri studenti che sono usciti dalle classi restando però all'interno del cortile della scuola. Ci è venuto proprio dal cuore da aiutarla perché io, essendo bocciata, sono nuova in questa classe e quindi l'ho conosciuta in solo questi 3 mesi e mi sono se proprio sentita di doverlo fare. Questa era una prima, magari, di tante manifestazioni che potremmo fare per velocizzare questa attivazione della DAD. La diagnosi, le terapie, la lontananza da scuola e dagli amici, un momento difficile per Elena, reso ancora più complicato dall'impossibilità di seguire le lezioni insieme ai suoi compagni, come spiegano la mamma e la stessa ragazza. Non poter partecipare a queste attività la fa veramente star male, vedendo tanti suoi compagni in ospedale durante le terapie, che invece possono tranquillamente seguire le lezioni assieme ai compagni. Adoro stare collegata con loro ed è per questo che voglio questa DAD, per stare sempre vicina a loro, sentirmi un po' meno diversa. E questa battaglia che sto portando avanti anche con la scuola mi dia una motivazione in più per alzarmi ogni giorno e dire devo stare bene perché devo combattere anche per il mio diritto allo studio.